diverse, sono due cose diverse, però per capirlo bisognerebbe andare lì, bisognerebbe andare anche fuori Mosca, parlare con le persone normali, e allora lì ascolterete prima o poi queste quattro parole fondamentali: famiglia, simia, sovit, solidarnes, sprevedlivost. E non le sapremo mai ripetere, ovviamente. Ti chiedo un'ultima cosa, appunto, non possiamo sapere appunto come si chiuderà questa vicenda dell'Ucraina, però si leggono, tu dicevi che appunto l'agenda è unica, si leggono dei progetti avanzati, ad esempio sul denaro digitale, il rublo digitale in Russia, credo che sia una fase molto avanzata, che è quella forma... È stato approvato dalla Duma in questa settimana proprio. Quindi come... Poi ce ne sappiamo, ad esempio, ci sono zone della videosorveglianza spinta, quindi ci sono comunque delle assonanze che sono in arrivo molto vicine a quelli che sono i progetti, ad esempio, dell'euro digitale, del dollaro digitale, quindi è difficile pensare che appunto anche la Russia non sia in qualche modo protagonista di tutto questo, o no? Beh, allora noi abbiamo questo grandissimo vantaggio che avevo avuto anche il modo di discutere oggi con alcune persone qua. Abbiamo questo grandissimo vantaggio che da noi tra dire e il fare c'è di mezzo il mare. Nel senso, il rublo digitale è stato approvato in fretta e furia dalla Duma, che è il Parlamento russo, e quindi il rublo digitale oggi come oggi potrebbe essere domani, arriva devono approvarlo ancora nell'altra Camera di Parlamento e poi firma Putin e la cosa potrebbe andare avanti. C'è un problema però, che la gente non lo vuole, e quindi cosa fa? Da noi nessuno va in piazza a protestare, anche perché anche da noi le proteste in piazza ormai sono cose improponibili. La gente è stata mandata in carcere per aver lanciato una bottiglia di plastica vuota verso un poliziotto. Cioè, c'è anche questo, c'è da dire anche questo. Però la gente da noi conosce il modo di sabotare le cose che non piacciono in maniera subdola, in maniera silenziosa. Nei tempi della pandemia siamo stati a Mosca più volte e questa cosa era evidentissima. Sulla carta, dappertutto, era tutto uguale come in Italia. Dovevi riempire i moduli, in teoria, mettere mascherine, cose. Peccato che non lo faceva nessuno. Perché? Perché da noi la gente, questa cosa era subito chiaro, non va bene, la gente non l'accettava. E quindi il fatto del rublo digitale, il fatto del riconoscimento facciale, il fatto di cosa? Sì, magari c'è il riconoscimento facciale in 10 stazioni di metropolitana a Mosca. Peccato che per fortuna la Russia non è Mosca. E quindi la gente dice, vabbè, c'è il riconoscimento facciale, ok, mi copro con un cappuccio, oppure vado avanti anche lo stesso. Ci sono ma quante volte è capitato, no? Adesso ci sono biglietti particolari per passare nella stazione dei treni. Vai, funziona, vai, non funziona. Arriva la signora, tocca l'affare, tutti tanto... facciamo prima, cioè, da noi funziona così, più o meno, cioè, non so, assomiglia un po' come a volte in Sud Italia, no? Ci sono, Napoli, ci sono, esatto. Quindi, da un punto di vista, abbiamo una lobby molto potente all'interno delle strutture del potere che manda avanti l'agenda mondiale, dall'altra parte però c'è la saggezza del nostro popolo che li rifiuta in pieno. Quindi diciamo i russi semmai ci salveranno. I russi, non quelli che comandano in Russia. Quello io credo fortemente in questo, perché cioè, anch'io sono così, quindi insomma. Quindi quando si dice, perché il mainstream dice, quando parla della Russia, Putin è criminale, Putin ha deciso questo, ha deciso quest'altro, ma tu invece ci parli spesso di alcune elite. Cioè, quindi anche la decisione, ad esempio, di fare quella che viene chiamata da Putin operazione speciale, la decisione è stata di Putin, secondo te, o qualcuno l'ha spinto? In quella data precisa a iniziare questa cosa? Beh, sicuramente lui, ripeto, non ha il potere di prendere le decisioni solitarie, da solo.